vittime degli incidenti stradali, coloro che forse più di tutti nell'opinione pubblica, tra le persone che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando, hanno voluto questa legge. Ebbene, io credo di interpretare in parte almeno il loro pensiero, pensando che una parte di quelle vittime oggi potrebbe non aver subito quella sorte se le persone i rei che hanno commesso quegli atti, quegli incidenti, si fossero fermate a prestare soccorso. Ebbene, una proposta di legge che vuole sanare questi aspetti e che però non prende in considerazione seriamente le osservazioni, come è stato ricordato, inoppugnabili, che tanti miei colleghi hanno esposto in quest'Aula, beh, credo che non sia un atteggiamento serio. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare onorevole Pizzolante, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Nel dibattito di ieri, dopo la relazione del Ministro della Giustizia sullo Stato della Giustizia in Italia, molti di noi hanno detto che uno degli errori più gravi che questo Parlamento fa e quest'Aula fa è quello di legiferare, come dire, sotto l'umore determinato dai titoli dei giornali e dallo scandalismo di alcuni giornali, sotto l'influenza appunto di un dibattito surriscaldato su temi, anche quando i temi sono molto seri come questo. Questo è uno degli errori che noi facciamo. Questa legge sta dentro questa dinamica negativa. Dopodiché, nei vari passaggi fra la Camera e il Senato, l'impianto originario è stato modificato, migliorato al Senato, peggiorato alla Camera e poi di nuovo migliorato al Senato. Il testo complessivo io mi sento di votarlo, ma non posso votare, e quindi non lo voterò, la determinazione del fatto che se io sono protagonista di un incidente mortale e mi fermo a soccorrere oppure non mi fermo a soccorrere, questa condizione non può essere trattata nello stesso modo. Questa è una cosa inaccettabile, quindi la proposta che è stata fatta è una proposta assolutamente ragionevole. Non posso essere trattato nello stesso modo sia con l'arresto immediato sia se soccorro oppure non soccorro, prendo e me ne vado. Questa è una proposta che è stata fatta, che mi sembra assolutamente ragionevole, assolutamente di buon senso e assolutamente giusta. Io voterò quindi questa proposta di emendamento, perché altrimenti l'impianto della legge rischia di essere invotabile. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Corsaro, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Per il suo tramite vorrei dare una risposta al Presidente Rosato, di cui ho apprezzato la pacatezza nel suo recente intervento, per significargli che quando ero uno studente liceale mi è capitato di essere, più bravo della media nelle facoltà, nelle materie scientifiche, in particolare in matematica. Questo mi ha indotto, nella mia carriera scolastica, molto spesso a finire il compito in classe di matematica in anticipo rispetto al tempo che ci era dato.